Ciao a tutti, sono Piera, benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi facciamo i preferiti del mese di novembre. Visto che il video dei preferiti del mese scorso vi è piaciuto molto, ho deciso di continuare con questa cosa, visto che mi piace un sacco girarli. Ma cominciamo subito. Cominciamo con il libro del mese. Allora, sto leggendo un paio di libri ancora, visto che sono dei bei mattoni e non sono una lettrice molto molto veloce, li sto ancora leggendo. Però mi piacciono entrambi. Il primo è Il secolo spezzato delle avanguardie di Philip Daverio. Lo sto leggendo sul Kindle, ma con il Black Friday di fine novembre l'ho preso in edizione copertina rigida. L'ho pagato meno della metà. Tipo, invece che 40 euro l'ho pagato 12, quindi veramente pochissimo. E sto aspettando che mi arrivi, insomma. Oltre a questo ho preso un altro libro di Philip Daverio che però non ho ancora iniziato a leggere, ma questo ve lo consiglio moltissimo perché fa una bella analisi dell'arte di questo periodo storico che va dall'inizio del Novecento fino agli anni 30, più o meno, ed è il periodo storico che a me interessa di più, soprattutto quando si parla di arte. L'altro libro è Gli anni della leggerezza di Elizabeth Jane Howard. Penso che l'abbiate visto, rivisto e ristravisto, perciò non vi sto qui a parlarne molto. È una saga familiare composta da 5 volumi, editi da Fazzi Editore. Io l'ho iniziato questo mese e mi sta piacendo veramente, veramente tantissimo. È come se mi fossi catapultata in Downton Abbey, che è una delle mie serie TV preferite in assoluto. L'autrice ha una scrittura molto scorrevole, non troppo complicata, senza troppi fronzoli, cosa che a me piace. E la storia sembra molto interessante, soprattutto perché ci sono tutti i punti di vista, la famiglia, i domestici, le bambine, i ragazzi, tutti. Tutti hanno una voce ed è una cosa che apprezzo molto nelle saghe familiari. Passiamo ora alla serie TV del mese. Diciamo che non ce n'è una sola, ma ce ne sono ben tre. La prima è Stranger Things, che ho rivisto assieme al mio ragazzo perché ci era piaciuta veramente tanto e siccome non ci ricordavamo la prima, l'abbiamo rivista e poi abbiamo rivisto anche la seconda stagione. Bella, veramente super consigliata. Non dico altro. Poi passiamo a un'altra serie TV che non è propriamente una serie TV, è un doppio episodio, un triplo episodio, diciamo sono una miniserie da tre episodi, forse due. In rete la si trova divisa in due, un episodio da 40 minuti, l'altro da un'ora e mezza perché hanno fuso due episodi a quello che si legge in giro. Ed è la miniserie dedicata al capolavoro di Agatha Christie che è 10 piccoli indiani. Bellissima serie. Quando ho letto il libro diversi anni fa era esattamente quella la sensazione che provavo mentre lo leggevo e vedere e sentire la stessa sensazione guardando una serie TV è qualcosa di impagabile. È stata fatta benissimo. I protagonisti sono per la maggior parte attori inglesi, c'è Aidan Turner, c'è l'attore che fa Tywin Lannister nel Trono di Spade. C'è di tutto, cioè sono veramente attori bravissimi ed è una delle serie TV fatte meglio in assoluto. Ve la consiglio tantissimo, vi lascio qui sotto il trailer e la pagina di Wikipedia nel caso vogliate andare a spulciare un pochino di più. E in più, se non avete letto il libro, vi consiglio di leggerlo perché ne vale veramente la pena. Non c'è nessun investigatore famoso, è solamente un giallo. Non si capisce assolutamente niente fino alla fine. Come al solito, Agatha Christie è fenomenale, insomma, per me almeno. È una delle mie scrittrici di gialli preferiti. E vedere che siano riusciti a trasportare uno dei suoi più grandi capolavori in una cosa che è effettivamente un altro capolavoro mi ha lasciato senza parole. Io l'avevo già vista un bel po' di tempo fa, però ho detto, beh, dai, siccome il mio ragazzo non l'aveva mai vista, gliel'ho fatta vedere e a quanto ho capito è piaciuta anche a lui. Fa sì con la testa. Passiamo ora all'altra serie TV. Non è una serie TV in realtà, è più un reality show, uno show, un qualcosa. C'è su Netflix. Ed è cioè proprio una delle cose che io adoro in più in assoluto, mi sono strafissata ultimamente e sto rompendo le scatole a qualsiasi persona in giro attorno a me perché la deve vedere, cioè è proprio bella, bella, bella. E sto parlando di RuPaul Drag Race. Non sapete che cos'è? Benissimo! Vi lascio qui sotto alcuni link, andate a vedere che cos'è, insomma, tra
In poche parole, è una gara tra drag queen. Se non sapete che cosa sono le drag queen, shame on you, perché sono fenomenali. Oltre a fare ridere tantissimo, cioè è veramente una cosa stracomplicata quel reality show. Fanno di quelle sfide pazzesche e hanno dei vestiti assurdi. E io vorrei saper camminare sui tacchi come riescono loro, e sono degli uomini, quindi questa cosa mi mette molto a disagio, ma vabbè. Essendo alto 1,80 m, non mi serve neanche camminare sui tacchi, ma. Comunque sogno di poter camminare così e sapermi truccare come si sanno truccare loro, ma questi sono dettagli. Andate a vedere che cos'è perché è bellissima. Passiamo ora al film del mese. Anche questo non è un film molto conosciuto, anzi direi che quasi nessuno lo conosce, però è uno dei miei film preferiti, ma proprio preferiti, nonché è il film di Natale di casa mia. E sto parlando di Brian di Nazareth. Nessuna idea? Benissimo, vi lascio anche qui sotto un link a una scena del film che è una delle scene più belle in assoluto che ci siano nella storia cinematografica. È un centurione che insegna il romano a un giudeo, è bellissimo. Insomma, in poche parole, è un film dei Monty Python degli anni 70, mi sembra, non ne sono sicurissima. Ed è una specie di parodia di Gesù di Nazareth, ma non ha niente a che fare con la religione, prende un po' di mira i luoghi comuni, è molto molto divertente ed è il film che in casa mia si vede a Natale, tutti i Natali, sempre. È bellissimo. E lo so recitare a memoria da sola, è imbarazzantissimo quando lo faccio, però è divertente. Comunque vi consiglio di vederlo perché è molto molto simpatico e se vi piace l'ironia nonsense, o comunque se non li conoscete hanno fatto molti film molto belli, tra cui Un pesce di nome Wanda, Il senso della vita, quello è un po' pesantino da vedere se non vi piace quel tipo di umorismo che fanno loro. È umorismo inglese, proprio puro umorismo inglese. Comunque è veramente bello. Se non lo conoscete e non conoscete i Monty Python, vi consiglio di scoprirli perché sono una delle più belle scoperte che una persona possa fare nella sua vita. Ora passiamo alla musica del mese. Come al solito sono una persona che va assolutamente contro tutto ciò che va di moda e infatti sono in fissa con il fratellino sbagliato degli Oasis, come lo chiamo io. Tutti vanno, sbavano e vanno dietro, no? Liam Gallagher a me fa cagare e adoro suo fratello, Noel Gallagher. E a novembre ha fatto uscire il suo nuovo album, finalmente dopo un sacco di anni, e bellissimo. Tutto bello quello che fa Noel Gallagher, io adoro quello che fa Noel Gallagher. Oltre a lui ho ascoltato una playlist di Electro Swing che c'è su Spotify, nel caso ve la linko qui sotto se magari volete spulciare e non conoscete il genere. E poi ho ascoltato veramente tanto fino allo sfinimento la playlist con tutte le canzoni di Stranger Things della seconda stagione. Cioè, è proprio la cosa che ho ascoltato di più in questo mese e la continuo ad ascoltare adesso che è dicembre. Cioè, è proprio fissata, ma male, 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 male. Vi lascio anche quella qui sotto perché cercandola io stessa ho fatto fatica a trovare una playlist con tutte le canzoni. Perciò, se vi può interessare, vi la lascio qui sotto e ascoltatela perché è molto bella. Ok, ora passiamo all'ultima categoria, cioè le cose assolutamente buttate lì, buttate a caso. Cose random, insomma. Allora, partiamo con l'evento a cui sono stata i primi del mese al Lucca Comics. Bello, 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 mi sono divertita. Ci sono stata con il mio ragazzo, abbiamo fatto dei giri, c'è il video, il vlog. Mi imbarazza dire questa parola, ve lo lascio qui sopra dove vi faccio vedere un po' che cosa ho fatto e anche gli acquisti che ho fatto. Diciamo che rispetto agli anni scorsi mi è piaciuto un po' di meno perché l'organizzazione era quello che era, però comunque sempre bello, sempre cose interessanti. Sono riuscita a farmi autografare dei fumetti, quindi insomma è stata comunque una bella esperienza ed essendoci stata nei giorni di meno confusione me la sono anche goduta meglio. E dei miei amici che ci sono stati nel weekend mi hanno detto che era veramente calca e in più pioveva, quindi grazie per fortuna. Non ci siamo beccati la pioggia, ma è stata veramente una bella esperienza. E se non ci siete mai stati, vi consiglio di andarci almeno una volta perché è comunque un bel posto e soprattutto se siete dei nerd oppure delle persone che amano il mondo dei fumetti e tutto ciò che ci ruota attorno, è una bella atmosfera, soprattutto perché ingloba tutta la città, cioè è un evento che è
che copre tutta la città di Lucca ed è anche quella una delle parti forti, secondo me, di quel festival rispetto a tanti altri che ci sono in giro. Passiamo ora alle cose random. Allora, la prima cosa random che ho adorato in questo mese è questo. È un pennarello della Tombow che sognavo di avere, sognavo veramente tanto di avere, l'ho preso in un colore che si adatta alla stagione, visto che, come sapete, faccio il bullet journal e questo è stato uno dei colori fondamentali del mese di novembre. Mi è piaciuto veramente tanto, anche perché è proprio fatto per fare scritte con calligrafia, infatti questa è la pagina che ho fatto per la fine di novembre e come vedete, cioè, è proprio bello, ha un bellissimo colore, è molto forte e soprattutto non trapassa tra i fogli, cosa molto importante della quale avevo il terrore, però per fortuna non trapassa. L'ho preso al Lucca Comics che c'era lo sconto fiera, quindi ho detto dai sì, che bello, me ne regalo uno ed effettivamente è tipo bellissimo. Ne vorrei avere di tutti i colori, però costano un sacco di soldi, cioè non me li posso permettere. Altro preferito assolutamente random del mese è questa cover. Io se non ho una cosa pacchiana addosso al telefono non sono contenta. E le cover sono la mia passione in assoluto, infatti ne ho un sacco. Però alla fine uso sempre quelle, cioè nel senso non le cambio mai perché sono anche pigra. Però questa è bellissima, cioè è pacchiana, è enorme, è molto visibile e tutti la guardano, cosa assolutamente indispensabile. È bellissima. L'ho comprata su AliExpress e ho speso tipo 2,50 € per farmela arrivare dalla Cina. Però è bellissima. Cioè, io la amo. E non so in che grazia divina io sia capitata, sono riuscita a trovarla per il mio cellulare. E di solito non trovo mai le cover per il mio cellulare. O almeno ci sono, però per i modelli nuovi. E quindi, uffa. Quindi questa tipo è la cosa preferita in assoluto del mese. No, non è vero, sto scherzando, sono tutte cose preferite in assoluto. Bene, ora passiamo alla categoria vestiti. Come detto prima, sono molto alta e per me è un grosso problema trovare la roba da vestire, soprattutto quando si parla di pantaloni. Però ho avuto molta, molta fortuna e questo mese, essendoci il Black Friday, a fine mese ho detto al mio ragazzo, dai, facciamo un giro da Chiavi, che è questo negozio sempre fast fashion, però fa cose principalmente in cotone e quindi ho detto, vabbè, dai, facciamo un giro, vediamo se trovo qualcosa e vediamo se tu trovi qualcosa. Come al solito lui è uscito con più cose di me. E insomma, in questo negozio, diciamo che trovare pantaloni della mia taglia è una speranza ormai che non esiste più nella mia vita. Ho chiesto a una commessa e mi ha detto che avevano i pantaloni con una lunghezza diversa, cioè c'erano i pantaloni di due lunghezze diverse. Io siccome non so mai che taglia ho, so che non li trovo. E quindi dico alla commessa di solito, un paio di pantaloni che potrebbero andare bene su di me. Mi guardano e di solito scuotono la testa e quindi vabbè. In questo caso ho trovato una commessa che mi ha detto, no, guarda, abbiamo dei pantaloni che forse ti potrebbero andare bene. E sono i pantaloni che ho su adesso. In caso se faccio una ripresa ve la metto qui o faccio una foto ve la metto qui. Comunque sono dei pantaloni che sono lunghi e mi arrivano alle caviglie, quindi è un sogno per me e sono a vita alta, cosa fondamentale, perché non riesco più a portare i pantaloni a vita bassa, non ci riesco, mi danno piuttosto fastidio, anche perché sono ormai vecchia e quindi ho bisogno che la schiena sia coperta, perché altrimenti muoio. Insomma, i pantaloni e poi ho comprato questo maglione. È bellissimo, è enorme, è morbido. È rosso, uno dei colori che mi piacciono di più, e ha questa cosa sui polsi che mi piace un sacco, anche perché di solito ci infilo le dita e così sto coperta sulle mani, è molto bello, è molto morbido. Se lo trovo nel loro sito vi lascio il link, non so se c'è sul sito, perché avevo guardato e non l'ho trovato. Però vabbè, insomma, è molto bello. E c'era il 30% su tutto quanto, perciò ho preso un maglione e il paio di jeans me li ha regalati il mio ragazzo. Sono molto arrabbiata ancora di questa cosa. Questo maglione costava 22, tipo, e l'ho pagato 15, quindi sono molto contenta. È morbido e caldo. Ed è il mio maglione preferito. E in più riesco a farlo stare dentro i pantaloni, perché sono fissatissima in questo periodo con le cose. Mettere i maglioni dentro i pantaloni, mettere i maglioni dentro le gonne.
Non lo so, mi è partita questa cosa e quando mi fisso sulla cosa comincio a farlo su qualsiasi cosa, tipo i maglioni dentro i pantaloni, i maglioni dentro le gonne e appunto parlando di gonne, essendo molto alta e avendo tipo tre paia di pantaloni e basta che mi vanno bene in questo momento, ho portato un sacco all'inizio del mese questa gonna qui. L'ho presa sempre da Chiavi, ma ancora l'anno scorso, è in jeans e con i bottoni, cioè una gonna che va, è andata abbastanza di moda, non so se adesso vada ancora di moda, comunque io la porto. L'avevo pagata pochissimo, era in super sconto, non mi ricordo neanche perché, tipo l'ho pagata 6 euro, però è in puro jeans ed è super comoda. Io poi adoro le gonne, quindi... E in questo periodo, essendo fissata con queste cose dei maglioni dentro le cose... Questa gonna l'ho portata un sacco con i maglioni, soprattutto i maglioni di mia madre, perché lei ha un sacco di maglioni che non porta e quindi glieli rubo e li porto io. L'ultimo preferito è questa Funko Pop. Ve l'ho già mostrata negli acquisti di Lucca, ho fatto una foto su Instagram dove ve la mostro assieme al fumetto. Era Mona Flowers, tratta da uno dei miei film preferiti, cioè Scott Pilgrim, e voi non avete idea di quale sia stata la mia felicità nel trovarla e prenderla e averla con me tutti i giorni sulla mia libreria. Sono felicissima, è proprio il preferito in assoluto tra le cose che ho comprato a Lucca. Bene, quello era l'ultimo preferito del mese, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, commentate con quali sono stati i vostri preferiti del mese, commentate quale preferito vi è piaciuto di più, se volete sapere qualcosa di più, fatemi sapere qualsiasi cosa nei commenti, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!